Si torna sempre a parlare perché non avete fatto il piano regolatore, ma io prima di voi, qui col sindaco, in tempi non sospetti, mi sono lamentato di questo. Però è opportuno, il sindaco l'ha detto, forse bisogna sottolinearlo di più, se no non si capisce, e la gente porta fuori messaggi sbagliati, per cui ovviamente ne consegue tutta una polemica inutile. Allora, chiariamo una volta per tutte e mi si smentisca. Qui ci sono i dirigenti, c'è il sindaco, ci sono anche altri competenti. La regione Marche è una delle tre regioni italiane, Molise e Sicilia insieme alle Marche, che non ha ancora una legge urbanistica regionale di quelle che hanno tutte le altre regioni, di quelle che consentono le perequazioni, di quelle che consentono quello che il sindaco chiamava il contributo straordinario di riqualificazione, cioè io ti do, tu mi dai. La regione Marche non ce l'ha. Noi con Bellagamba partimmo dal 2002, è opportuno che si sappia perché consentite un po' di cultura urbanistica, è utile anche per inquadrare, poi uno ha i suoi riferimenti, non ce n'è. Nel 2002, con un'analisi, diciamo, come si dice, socio-economica del 2002, quando la barca andava alla grande, facemmo il piano idea, no? Che bene o male è il cosiddetto piano di struttura, cioè gli indirizzi, le direttrici di sviluppo della città, che mi dispiace che allora non ci fu nessuna contestazione, perché le contestazioni aiutano anche a migliorare, diciamo, la proposta. E sulla base di quella nacque il piano di Bellagamba del 2003-2004 e Bellagamba lo simulò, non dico lo copiò, lo simulò. Qui ci sono alcuni esponenti che hanno seguito molto il professor Bellagamba, io insieme a loro in convegni in provincia di Ascoli, vi capiscono, lo simulò sul piano regolatore di Roma. Se andate a vedere il piano di Bellagamba, è simulato sul piano di Roma, quindi con la perequazione, con i contributi, un po' leggeri nostri, i contributi di riqualificazione, a Roma sono più pesanti, se andate a vedere, se fate due testi, eccetera. Perché si aspettava Bellagamba, giustamente, nel 2004, la Regione Marche, io ho partecipato a un convegno per mio interesse culturale, organizzata là, la Regione Marche aveva preparato già la bozza di legge, ma non l'ha mai approvata. Per cui a quel punto, quel piano lì, poi qui il centro-destra, sapete come andò a finire, dimissioni eccetera, quindi il piano non fu mai adottato, come ha detto il sindaco, non era più coperto, non era già coperto, però non è stato coperto neanche dopo da una legislazione urbanistica regionale, perché non c'era e non c'è. Fra l'altro nel frattempo è andato in vigore il nuovo PTC provinciale, perché di queste regole bisogna tenere presente, cioè non è che San Benedetto può fare quel che vuole in questa cementificazione generalizzata, fatta la Giunta Rossi fra l'altro, che io ho sempre apprezzato come politico, immaginate, dà i carichi urbanistici possibili sulla costa. Per esempio con quel PTC il piano di Bellagamba è ancora un'altra volta illegittimo, perché il piano di Bellagamba, nessuno se n'è accorto, ma in trasformazione più o meno prevedeva 2 milioni di metri cubi. Quel PTC, come è stato detto mi pare dal sindaco, consentirebbe a San Benedetto al massimo 1 milione di metri cubi, quindi dimezzare, quindi un piano che già per questo motivo andava a buttare, terzo motivo, non perché il professore non lo sapeva che andava a finire così, pensava che terzo motivo nel frattempo è andato in vigore la massa, cioè non è che i piani regolatori si fanno così perché a San Benedetto pensa di fare questo, deve prima dimostrare se quel progetto urbanistico è sostenibile, come si dice. Lo valuta la provincia attraverso i riferimenti oggettivi, non è che la provincia dà valutazione discrezionale. Quindi il piano regolatore, il comune di San Benedetto, non lo può fare finché non lo può adottare, finché la regione non gli dà una certa copertura. Anzi, sai che vi dico, per fortuna che non l'abbiamo fatto, e smentitemi, per fortuna che non l'abbiamo fatto, e vi dico ancora di più, per fortuna che la legge regionale, come si dice, male non viene, non ha fatto la legge urbanistica, perché chi segue queste cose sono degli architetti. La sentenza del Consiglio di Stato del 14 luglio 2010, Consiglio di Stato sul PRG di Roma, che era stato bocciato al TAR per la perequazione, come al TAR fu bocciato il piano regolatore di Bassano, nonostante la Regione Veneto avesse la perequazione, nonostante il regionale, però bocciato al TAR. Per fortuna che il Consiglio di Stato invece ha riconosciuto che conferma l'istituto del contributo straordinario in base alla quale gli aumenti di valori immobiliari di determinate decisioni urbanistiche devono tornare in quota prevalente alla città affinché siano realizzate opere e servizi pubblici. Quindi per fortuna, dico, perché adesso la legge urbanistica regionale che stanno facendo non può che
non assorbire questo indirizzo, che questo fa giurisprudenza e Consiglio di Stato, non è TAR, e quindi di conseguenza i comuni non possono che fare piani modulati in questo modo, quindi più sbilanciati sull'interesse pubblico, è bene che si tenga, no, al di là di chi no, non facciamo più niente, eccetera. Però se stiamo dentro le linee che la politica si dà da Roma ad Ancona, ad Ascoli a San Benedetto, questi sono i riferimenti oggettivi, questi sono i riferimenti oggettivi. Cosa sta facendo il comune? Sta facendo la VAS, infatti. E che è propedeutico al piano regolatore, è obbligatorio, è il passaggio propedeutico al piano regolatore, non è che non sta facendo niente, lo sapete. E non è che la VAS di solo San Pio X, qui bisogna fare, se vuole fare, come si vuole fare, un piano regolatore generale, la VAS coinvolge tutto il territorio di San Benedetto, è un'analisi urbanistica, socio-urbanistica, ambientale, tutto il territorio di San Benedetto, quindi è quello che prima bisogna tenere pronto, deve essere valutata la provincia prima che tu puoi su questo puoi innestare, cioè. Quindi ecco perché, non per cattiva volontà, eccetera, ecco perché non, sono stato io il primo, ecco perché non si può fare il piano regolatore per il momento, quindi che sia chiaro questo. Seconda cosa, qui si è parlato di blitz, perché dopo uno può pure dissentire, cambiare opinione, però rimaniamo insomma corretti sull'informazione. Dice, avete inserito in un blitz queste opere, eccetera, non è così. Perché io voglio essere smentito dai consiglieri presenti a questa parte, che qui ci sono state due convocazioni, una qui in sala giunta dei capigruppo e c'erano tutti quelli della minoranza, quelli della maggioranza non mi ricordo, ma quella maggioranza ci stavano, dove si fece questa ipotesi di delibera di indirizzo, e stavamo prima del 23 dicembre che c'era poi sulla testa nostra la sentenza del Consiglio di Stato sui Proust, 26 milioni di rischi di danni al comune di San Benedetto, dissesto finanziario, danni per chi aveva votato contro, io ero uno di quelli, quindi c'era anche il rischio che dovessi pagare se c'era il dono, vabbè, lasciamo perdere, e nessuno disse niente, sì, va bene, altra convocazione, anzi qui il dialogo competitivo in realtà è un'ipotesi che è stata introdotta a un consigliere di minoranza, l'ipotesi, poi la segretaria raffinò il concetto e c'era, non ha manco introdotto il sindaco, devo dire la verità, insomma, non per togliere diciamo una sua preparazione. Poi c'è stata una seconda convocazione, io ce l'ho in mente, la memoria, però ricordiamocela, insomma, al comune vecchio, piazza Cesare Battista, di tutti i consiglieri, peccato che non sono venuti tutti, però quelli di minoranza ci stavano, i capigruppi, ci stavano tutti, c'era Primavera, c'era Piunti, c'era Gabrielli, ci stavo io, ci stavo qualche assessore, mi ricordo, e lì vennero fuori le opere che si riteneva di inserire in quella delibera di indirizzo. E nessuno, anche stasera mi pare qualcuno ha trovato qualche argomento sostitutivo, nessuno ha detto no, nessuno ha detto no. E quindi così nasce quella delibera, così nasce quella delibera. Adesso io voglio rimanere dentro, voglio evitare le polemiche, perché poi uno la può votare, può cambiare opinione, non è un problema, però voglio evitare le polemiche inutili, perché credo dobbiamo dare anche un certo senso di responsabilità, lo penso, e mi pare, io non mi voglio dilungare più di tanto, quindi nessuno ha detto bene. Chi mi ha preceduto mi pare che ha trovato argomenti per dire che la bonifica elettromagnetica di Via Bianca sia una stupidaggine. Andatelo a dire chi abita in Via Bianca, andatelo a dire all'istituto scolastico che sta in Via Bianca che quell'inquinamento elettromagnetico è una stupidaggine. Al punto tale che noi abbiamo fatto il piano delle antenne a San Benedetto, No, io non faccio nomi, andatelo a dire, se voi ritenete così andatelo a dire. Io ritengo che è una cosa seria. Per quelle poche nozioni di fisica che conosco, visto che l'ho insegnato, è una cosa serissima, perché un conto che l'inquinamento elettromagnetico non raggiunge i picchi previsti dalla legge, ma quel martellamento diciamo al di sotto della soglia critica nel tempo, io non ci vorrei abitare, infatti mi pare che parecchi non ci vogliono e non ci stanno, ci sono delle scuole. Dice, ma perché non lo fa le ferrovie dello Stato? Perché abbiamo letto questo. Ma perché il comune, non questa, le altre, messe l'hanno provata a aprire un contenzioso con le ferrovie dello Stato. Cosa hanno detto le ferrovie dello Stato? Provate a evitare di costruire sotto l'elettrodotto. E chi l'ha fatto? Mica noi. Questo. È stato fatto, adesso però le amministrazioni stanno per risolvere i problemi. La piscina, giustamente, è stato detto anche prima di me, vogliamo fare turismo a San Benedetto, non c'è un albergo che abbia una piscina degna di questo nome, che è un ente pubblico, ne voglia fare uno, penso che insomma è un po' difficile dire no, io non ci riesco a dire che non serve. Il Parco Brancadore, dal 1974, piano A7 di Ruffini, il Parco Brancadore, città dello sport, questo e quella.
ma lì con i puntini, perché per acquisire quel parco bisogna pagarlo. Il costo da chi è stabilito? È stabilito dall'UTE, Ufficio Tecnico Erariale, i conti sono stati riportati qua. È quella valutazione sulla base della quale ci si paga l'ICI, cioè chi già sa che l'ICI si paga sulla valutazione eccetera. Quindi 20 milioni di valutazioni. Sono certi che a San Metri ci sono tanti altri problemi, quelli che sono stati detti e altri ancora, però mi pare che pure il paradigma 7 giorni per eccetera. Il problema è sapere se questi li vogliamo risolvere in questo modo, in che modo? Mega variante. Ragazzi, i Proust, pochi hanno fatto la battaglia sui Proust. I Proust sull'area Brancatoro soltanto scaricava 160.000 metri cubi, sull'area Brancatoro soltanto. Il piano di Bellagamba, che io ho sostenuto, sull'area Brancatoro, non c'era grande opposizione, devo dire la verità, anzi non c'era alcuna, scaricava sull'area Brancatoro 110.000 metri cubi, d'accordo? Voglio dire, quindi adesso noi recuperiamo nella piena disponibilità quest'area, che è quella che è, gratis eccetera, dove potremmo fare di più, il tempo non c'è, cioè, il discorso è la proposta che è arrivata, io sono contento perché ho avuto modo di valutarla, io questa proposta l'ho ascoltata l'altra sera dai progettisti eccetera, ho visto a grandi linee quelle, qualche cosa è, ha detto bene a Lazzari prima, comincia adesso il dialogo competitivo, l'approfondiremo con l'ufficio nei termini che ha detto il sindaco e poi si valuterà, corretto. Non risponde, se risponde come va corretto, alla fine di questo percorso, ma è un percorso che io condivido perché non vedo altra soluzione. Un'amministrazione non è che può rispondere solo a certi ragionamenti, deve rispondere anche a chi è andato a Roma, davanti al Parlamento, imprenditore e muratori, a fare la protesta che in Italia c'è una crisi, a chi, come dice la Confartigianato, che nella regione Marche ci sono 3.000 posti di lavoro in meno nel mondo dell'edilizia, c'è gente che deve pure campare. Grazie Felicetti. Ci sono 80 aziende che hanno chiuso, ma questa gente, volete rispondere o no? Non è che noi rappresentiamo solo una parte della città, noi rappresentiamo tutti, questo è lo spirito dell'altra parte che ragioni. Grazie. Mazzocchi.